Vinitaly 2022, Padiglione Calabria. Siamo in compagnia di Dorina Bianchi, che ci racconta della tenuta, la pizzuta del principe e dei suoi vini. Beh, innanzitutto benvenuti, e finalmente si ricomincia. La pizzuta del principe è una cantina che sta nella Valle del Neto, vicino Strongoli. Noi facciamo tutti i vini da vitigni autoctoni, monovitigni, vini biologici. Insomma, i punti forti dei vitigni calabresi sono il pecorello, il magliocco canino, il gaglioppo e il greco nero, e noi nelle nostre bottiglie rivediamo questi vitigni autoctoni. Come prodotti di punta, cosa avete portato come novità? Beh, sicuramente il Calastrazza, che è il nostro nuovo rosato, che abbiamo affinato soprattutto per le tecniche di lavorazione, e poi un altro nostro progetto è quello del Filare, che è un progetto che vede insieme vino e arte, con un connubio che mette insieme le opere che rimangono nella nostra cantina e il vino, quindi dei vini particolari che vengono costruiti ogni anno in relazione a un progetto e un'opera che noi portiamo avanti. Quindi il vino promotore del territorio? Sì, il vino che diventa manifestazione del territorio, cultura del territorio. Noi qua per esempio abbiamo tante cose messe insieme, dai vitigni, che sono i nostri vitigni autoctoni, al Filare delle Nove Muse, che ci riporta alla Magna Grecia, quindi alla nostra cultura greca, e nello stesso tempo appunto l'arte che rimane nelle nostre aziende. Clienti vengono a vedere in maniera da crearsi dei ricordi che sono legati al vino ma anche al territorio. Il territorio che è bellissimo, noi siamo tra il mare e la montagna e la Sila, quindi tutto vicini, con dei borghi che sono quelli di Santa Severina e Caccuri, che sono meravigliosi. Quindi insomma, invitiamo tutti a farsi un'esperienza non soltanto enogastronomica ma anche proprio culturale in Calabria. Grazie.